Ma io incontrai Lucio casualmente una sera, arrivai da Vito a Bologna, in quegli anni c'è ancora questa trattoria, ma in quegli anni era un grande ritrovo, lanciata da Francesco Guccini che abitava lì vicino, era un grande ritrovo di artisti, cantautori, fumettisti, perché Bologna era ricca di tante realtà. E in più era un locale che stava aperto, molto tardi la notte, quindi arrivavano anche personaggi che venivano a Bologna a fare teatro. Io da Vito, nei primi anni in cui l'ho frequentato, ho conosciuto Giorgio Gaber, Carmelo Bene, tanti personaggi incredibili. E una sera arrivai in questa trattoria a portare una busta con dei testi e il destino ha voluto che ci fosse in un tavolo Lucio Dalla, insieme agli Stadio, qua c'è Ricky, insomma lo può confermare, stavamo facendo una riunione per il primo album degli Stadio, stavano decidendo che non poteva scrivere i testi Lucio Dalla, che aveva già un linguaggio conosciuto, e avevano bisogno di trovare giovani autori. E quindi io dal giorno dopo mi sono trovato a lavorare con gli Stadio in studio, e da lì sono nate tante cose. Quali canzoni hai dato? Ma con gli Stadio scrissi tutto La faccia delle donne, tranne il singolo che l'aveva scritto Vasco insieme a Ambrogio Lo Giudice, e quindi canzoni come C'è, insomma, varie canzoni degli Stadio. E poi nel primo album Navigando Controvento, che è una canzone minore, ma comunque mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere. Ecco, tra l'altro voi non sapete, non lo sapevo neppure io, che Lucio venne a Milo, si innamorò di un rudere che gli aveva segnalato Battiato e ti chiamò. Sì, mi disse di venire urgentemente qua a vedere una cosa, non mi spiegò cosa, io presi l'aereo, venni qua, ci trovammo a Catania con Lucio, e Lucio mi portò qui a Milo, in quella che poi sarebbe diventata la sua casa, e disse: "Guarda, c'è un posto straordinario qua", era ancora diviso in due unità, e quindi diceva: "Sarebbe bello prenderlo metà per uno, così quando siamo in tour in Sicilia invitiamo gli amici". Poi io mi ero appena innamorato dell'Isola d'Elba e quindi non me la sentii di fare questa scelta, e poi Lucio rilevò tutto lui, e quindi io, insomma, la prima volta che sono venuto a Milo, ho conosciuto Milo e ho sentito parlare di Milo fu quando, appunto, per vedere la casa di Lucio Dalla. Luca Carboni.